Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale Carfisce 360 gradi. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per incentivarci a portare nuovi contenuti sulla piattaforma. Detto questo partiamo. Oggi è giugno, metà giugno circa, quindi la pesca in fiume alla carpa è chiusa in Piemonte e mi sto recando in un piccolo lago del Cunese, più precisamente al lago il Martin Pescatore di Morozzo, in provincia di Cuneo. È un lago principalmente conosciuto per la pesca alla trota, ma che dà la possibilità anche di effettuare del carfishing. È un lago ben gestito, molto curato, che offre diversi servizi, tra cui, oltre a quello della pesca, offre servizi bar e servizi ristorazione. Non sono mai andato a fare carfishing in questo lago, quindi non so cosa aspettarmi, non so quali sono le postazioni migliori, ma proverò a lanciare un po' il dipper, capire com'è il fondale e vedere come approcciarmi. Detto questo, io percorro gli ultimi chilometri che mi dividono dalla destinazione e ci vedremo laggiù quando avrò aperto tutta l'attrezzatura e mi sarò appostato. Ed eccomi, mi sono appena finito di piazzare, per il momento ancora nessuna partenza, solo qualche bip, probabilmente dovuto alla presenza di qualche cavedano. Sto pescando con tre canne, due nel sottoriva alla mia sinistra, mentre una davanti a me, più o meno a centro lago. Quella lì di sinistra, nella curva, esattamente in questa postazione, l'ho innescata con una boilessa da fragola più dambo della corda sintetica. La seconda l'ho lanciata nell'altra curva a circa 3 metri da riva, innescata con una boilie Sunny Water alle spezie più un mais finto giallo, mentre, come ho detto, la terza l'ho lanciata più o meno a metà lago qui davanti circa, e quella l'ho innescata con una Tiger e un chicco di mais. Vediamo, ho visto dei barattoli di mais, quindi presumo che le carpe siano abituate a mangiare quello. Vediamo se anche le boilies faranno il suo. Come pasturazione vi faccio vedere cosa sto usando. Sto usando praticamente del mais, Tiger, canapa e dello stick mix da Zig, quello che dicevo per far la colonna d'acqua. Fa molto caldo, infatti alle 7 di mattina c'erano già 26 gradi, il che spero che non abbia reso i pesci apatici. Detto questo, come al solito, tengo le mie dita incrociate e spero che arrivi qualche bella carpa a farci compagnia. Mi è appena scappata una regina sui 4-5 kg. Purtroppo quell'ardiglione schiacciato, si sa, il rischio è quello. L'ho tirata, era vicino a riva ormai,
ma poi all'ultimo ha dato una scodata, probabilmente è riuscito a girarsi bene e si è sfilata l'amo. E vabbè, dai. È l'una di pomeriggio, per il momento calma piatta, hanno mollato di alimentarsi, probabilmente anche per colpa del caldo. Io mi sono spostato perché sono andato a fare due passi e ho visto che c'erano dei bei gruppi di carpe, tra cui anche carpe koi, più o meno dove mi sono piazzato adesso. Quindi ho deciso di provare a spostarmi, vedere se poteva essere il posto più redditizio. Ho calato una canna lì nel sottoriva, una lì centrale e l'altra lì sotto, praticamente l'albero fa l'ombra. Io l'ho lanciato praticamente lì a circa 3 metri da riva. Mentre andavo a pasturare ho visto un paio di carpe, sono tutta galla. Forse il metodo migliore se in questo momento, in queste condizioni, sarebbe lo zig, ma non sono attrezzato per farlo. E quindi continuo a mantenere il mio assetto da car fishing e spero che più tardi ripaghi. Merda. No. Ragazzi, è venuto a trovarci una simpatica carpettina, sarà sui 3 kg circa, non è niente di che, ma era bella in forma, tirava. Bellissima, bella reginotta, ho avuto una partenza in diretta mentre la stavo inguadinando, ma purtroppo quando ormai sono andato a ferrare il pesce era perso, avendo l'ardiglione schiacciato è riuscito a liberarsi. Ci ho messo troppo tempo a ferrare, ma questa comunque l'abbiamo presa. Quel pesce appena sarà pronto partirà da solo come al solito. Vedo che inizia già a muoversi. Ed eccoci ragazzi, come sicuramente avrete visto è arrivata a trovarci la prima carpetta, una carpetta piccolina sui 3 kg circa. Il pesce era in forma, difatti tirava abbastanza per le sue dimensioni. L'ho disinfettata subito e successivamente l'ho rimessa in acqua. Detto questo, abbiamo ancora circa un 3 orette e spero vivamente che arrivi qualche altro pesce a farci visita. Ho visto qualche bellissima koi passare di colore bianco e gironzolare vicino alla canna di sinistra, speriamo di prenderla, dai, sarebbe un sogno per me. Sono piccole perché sono circa come quelle che ho catturato prima, ma non importa, è bellissimo, è veramente un bel pesce.
Ed ecco ragazzi il secondo pesce, un'altra carpotta sui 3 kg, anche lei in forma, tirata come una matta, ma non è l'unica cattura, in contemporanea è uscita fuori questa, un'altra reginotta, anche lei sui 3-4 kg massimo. Qua i pesci sono tutti in forma, direi forse un maschio a sentire dalla ruvidezza delle squame, perché ha dei puntini, se non sbaglio questo è segno degli esemplari maschi. E niente, ora le vado subito a rilasciare. Ora prendiamo, gli diamo la direzione e poi appena sarà pronta se ne andrà via da sola. Ed ecco che la prima è partita e qua c'è anche la seconda. Anche lei diamo il tempo di riprendersi. Ed anche la seconda è andata, grande. Bene ragazzi, come avrete visto sono arrivate a Guadino due pesci, due belle carpe, non enormi anche loro, più o meno come quella di prima, forse una era un chiletto in più, una specchia e una regina. Partenza in contemporanea mentre avevo inguadinato l'altra, è partita quella centrale ed è venuto un ragazzino a darmi una mano perché non sapevo come fare, avevo appena smontato il guadino e non volevo rischiare di perdere il pesce né tantomeno di ferirlo, quindi ho fatto un fischio e ho avuto un bravissimo soccorritore che mi ha aiutato a portarlo nel retino. Detto questo, sta andando abbastanza bene, vedo che stanno iniziando a mangiare, non so come mai, già la seconda partenza in contemporanea, sembra che probabilmente sono dei piccoli branchi di piccole carpe che si spostano insieme, le canne sono circa a una decina di metri, probabilmente arrivano sugli spot contemporaneamente. Ok, ed ecco anche il quarto pesce, un'altra reginotta più o meno come quella di prima, sempre intorno ai 4 kg. Ed eccola che se ne va. Ed è arrivato anche il quarto pesce. Un'altra reginotta, forse un pelo più grande delle altre, non eccessivamente, sarà stato sui 4 kg. Ed ho appena visto una koi bellissima girare attorno all'innesco, una circa 4-5 kg anche lei, bianca, con le macchie nere e un puntino rosso. Bellissima! Sto incrociando le dita di tirare su lei perché sarebbe la mia prima koi da quando faccio car fishing e sarebbe un sogno per me catturarla. Ce l'ho. Grande Ale, grandissimo. Oh. Ed eccola qui, anche la quinta carpettina. Oggi questo lago non mi vuole fare superare questo limite di peso, le sto prendendo tutte uguali, ma non importa, mi sto divertendo, sono dei pesci fantastici, proprio in forma, tirano veramente tanto per la loro taglia. Un altro bellissimo pesce. Adesso l'ho appena disinfettato e adesso facciamo una foto e lo liberiamo. Eccola lì che se ne va.
Probabilmente l'ultimo pesce della giornata. Posso provare a tirarlo su? Sì. Ho la canna un attimo in mano al cugino di mia moglie che voleva provare l'esperienza della carpa. Io gli do una mano a guadinarlo. La carpa si sta facendo valere. Sì. Eccola. Ma si sta avvicinando. Forse è un pelo più bella delle altre. Ed ecco la sfuriata. Il pesce si sta avvicinando a riva, ma non ne vuole sapere. Fino alla fine, ragazzi. Fino alla fine. Ed ecco l'ultimo pesce, mi ha aiutato il cugino di mia moglie, Alessio, e l'ha portata lui a guadino, devo dire la verità, io l'ho solo inguadinata, ha fatto tutto lui. La mia prima esperienza, niente male. È contento, adesso la pesiamo, ma giusto per curiosità, per dargli un riferimento, ma penso che sia sui 5 kg tranquillamente. 7 kg e mezzo, come al solito, 1, 2, 1, 3 della culla bagnata e 6 kg abbondanti. Bravo Ale, bravissimo. Ora la liberiamo subito. La carpa sua ed è giusto che rilascio la faccia a lui. Ecco che sta cercando di partire ed eccola che parte. Siamo giunti a fine sessione, abbiamo catturato 6 bellissime carpe, me ne sono scappate 2 stamattina nella postazione in punta al lago alla mia destra, ma alla fine ci siamo rifatti e siamo riusciti a prendere dei bellissimi esemplari, di cui il più bello l'ha preso Alessio. Era un 6 kg abbondanti, era un bel pesce, bella panciuta. E boh, che dire, era la mia prima esperienza in questo lago e mi sono divertito molto, ho incrociato le dita fino alle file di prendere le koi, ma mi sono passate davanti agli occhi, ma purtroppo hanno mangiato prima le altre, ma non importa, anche gli altri pesci sono bellissimi, sono contentissimo lo stesso. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel pollicione verso l'alto, di attivare la campanellina così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei nostri prossimi video. Io vi faccio un grande saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!